Nel 2018 Marche Multiservizi sostituirà quasi 8 km di condotte idriche con la trivellazione orizzontale controllata, soluzione innovativa che rientra nel campo delle trenchless technology. Ad annunciarlo è l'Utility, che nella sua sede di Pesaro ha ospitato un workshop dell'associazione IATT e dell'Ordine degli Ingegneri, dedicato alle tecniche di intervento sulle reti del sottosuolo senza il tradizionale scavo a cielo aperto. Noi stiamo già utilizzando, anche se in piccola parte, questa nuova tecnologia che ci consente di essere più rapidi, più eccellenti e sicuramente con disagi ai servizi inferiori, e quindi con tutta una serie di vantaggi, anche per poi oltre certi metri, certi chilometri, chiaramente abbiamo anche una riduzione dei costi. Marche Multiservizi ha nei suoi cardini industriali una parola chiave che è innovazione, e innovazione sia tecnologica che del fare, e quindi punteremo molto su questa nuova tecnologia che ci consentirà con le stesse risorse di fare più investimenti e migliorare le nostre reti. In Italia l'uso di queste soluzioni è ormai ampiamente consolidato nel campo delle telecomunicazioni, mentre si sta affermando con numeri in crescita nel settore energetico e dell'idrico. I vantaggi delle trenchless technology li posso riassumere in termini anche percentuali, così è più immediata capire di che cosa stiamo parlando. Riduzione degli impatti socioambientali di circa il 70%, riduzione sugli incidenti dei cantieri per il 60%, riduzione del consumo energetico rispetto agli scavi tradizionali del 54%, questi naturalmente sono valori medi. A questi possiamo aggiungere che nella maggior parte delle loro tipi di applicazione, soprattutto in ambito urbano, sono comunque vantaggiosi anche rispetto, in termini di costi, alle tecniche di scavo tradizionale. Applicazioni a livello nazionale è un crescendo, i numeri stanno aumentando in termini esponenziali, sempre di più le utility ricorrono all'impiego di queste tecnologie anche in virtù di quanto è stato dato dalle direttive europee, dove nell'ambito delle reti dei sottoservizi bisogna tenere conto della durabilità del ciclo di vita delle reti e appunto anche della salvaguardia delle operazioni degli operai che vanno a realizzare queste infrastrutture.